Salve gente, sono Larus e qui qua su Mountain Blade 1257 anno domini. Ok, nell'ultima puntata, dopo che continuiamo sempre a saccheggiare, a fare tutte queste cose qui, ho deciso finalmente di andarmene da queste crociate, almeno per il momento. Un po' far cambiare un po' di acque, ma comunque bene. Prima di andare, non mi ricordo se c'è qualcuno qui. No, non c'è nessuno, volevo vedere se c'era qualcuno da comprare. Abbiamo l'inventario a posto, queste cose qua che ci mancano che dobbiamo vendere le venderemo all'estero, così guadagneremo molto di più. Il nostro party sta bene. Questi prigionieri qui dove li lascio? Non so, non vedo di lasciarli a Nicosia. Quindi prima di andare in Scozia, volevo fare un salto in Italia, perché secondo me, giusto per fare un salto agli stati, allo stato della Chiesa che è il nostro alleato ovviamente. Però non so quali altri stati sono i nostri alleati. Non so se anche fare un salto nel regno delle due Sicilie o nel regno di Napoli, non so come viene chiamato qui. Ok, qua ci sono tutti quanti che prendono le barche, le nostre mucche in acqua. E sarà un viaggio molto lungo, ve lo posso assicurare. Prima ovviamente faccio di questa tappa Nicosia per vendere un po' di cose. Abbastanza lento il viaggio. Ah, ok, quindi. Abbiamo perso 4.311 denari. Perché ovviamente noi siamo. Abbiamo dovuto pagare i nostri uomini. Quindi, continuiamo un po' così. Diamo Nicosia. Ci mettiamo sempre un casino perché di notte, muoversi via nave, cioè di notte muoversi in generale è sempre più lungo che muoversi di giorno. Però intanto comunque strada che facciamo questa e quindi va bene. Facciamo un salto a Nicosia. Vediamo un po'. Andiamo alla taverna. Prima vediamo se c'è un Ramsdenbrugger. No, qua c'è sempre l'ubriacone. Ma non posso fare la rissa di nuovo con l'ubriacone. Boh, Arlot c'è sempre ormai. Ehi tu, ubriaco. Dai, voglio picchiarti di nuovo. Bravo, vieni qui. Oddio, non devo mai più picchiare le persone. Vediamo un po' di cose intanto che ci siamo. Qua, questa cosa qua vale 1000. Sì, va bene. Al mercante di beni un po' di olio. Olio. Vendiamo anche questo che è abbastanza inutile. La spada nordica. Vediamo un po', eh. Effettivamente una spada nordica non fa meno danni del falcione, però la spada nordica è un po' più lunga. Quindi preferisco la spada nordica. O spadone nordico. Cavalli li tengo ancora, perché magari serviranno qualche mio compagno di squadra. E vendiamo tutte queste cose qui. Ah, quello di armi e le armature. Vendiamo questo. Quest'altro e basta, credo. Quello di armature, tutto quanto, quello di cavalli. Diamone un po' di questo. Ebbene, ok, possiamo andare, vediamo se. No, 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 non voglio riposare, no. No, non posso ancora reclutare nessuno, quindi andiamo. Facciamo un salto allo Stato del Vaticano. A Roma, facciamo un salto al salto. Padre nostro, Papa, non so chi c'è adesso come Papa, cioè adesso non adesso, adesso inteso come 2011, però allora chissà chi c'era come Papa, chi lo sa. Sarà un viaggio molto lungo, molto molto lungo. Ah. Perché devo fare. Questi luoghi qua devono essere per forza così lontani. Dai. Ste mucche poi dopo qua che vanno in acqua. Camminano. Guardate come vanno ste mucche qua in acqua. Cioè noi abbiamo. Sembra che noi siamo un'ammiraglia delle navi piccole da mucche. Ci seguono. Io porto comunque dietro le mucche così quando finisco il cibo posso ammazzarle.
Così ho sempre una risorsa di cibo mobile. E chissà se si possono accoppiare, sdoppiarsi. Posso fare un esercito di mucche e poi dopo vado all'attacco. Effettivamente non è una brutta idea. Qua passiamo per vari arcipelaghi. Lì per arcipelaghi. Questa dovrebbe essere Rodi o questa, non so. Sono fatte così male che non riesco a distinguere una e l'altra. Qua c'è Candia, Heracleion, la nostra serie, tra l'altro, stiamo conquistando tutte. Io mi chiedo perché non c'è Atene qui. Cioè, c'è Patras, beh, Patras è più o meno importante. C'è Tessalonica, sì, per allora era importante, dai. Ma tipo non ci sono così di città, cioè in Italia ce ne sono di città, però ne mancano di più importanti, tipo manca Novara. Qui che era una cittadina abbastanza non proprio importantissima, però ci andava. Beh, Torino non era importante, quindi. Poi manca Urbino, che secondo me ci deve essere, perché Urbino era una città molto importante nel Medioevo. E dopo non so che altro manca. Ma non so, Benevento forse ci dovrebbe anche stare. E Messina c'è però. E quindi. Oh, ancora qui siamo vicino a Corinto. Dai, muoviti. Il sultanato Al-Malik mi ha offerto una somma di 23.000 denari, 23.600 denari in argento se li vendiamo il sultan Al-Ibak. Va benissimo. Va più che bene, guarda. Con tutti sti soldi posso comprarmi un castello, quasi quasi. Da quanti soldi ho adesso? 33.000. Diamine, posso comprarmi un esercito, dei mercenari, farmi quello che voglio con tutti sti soldi. Magari anche comprarmi delle armi migliori, delle armature migliori. Qua una carovana polacca. Quindi facciamo un salto in Italia però, prima. E intanto che siamo poi per strada, facciamo un salto su in Scozia, poi dopo torniamo, ovviamente. In Italia comunque è un bordello. Ci sono un casino di cioè città-stato, tutte queste cose qui, che combattono a vicenda. Tipo c'è Pisa e Genova che se ne danno di santa ragione. Venezia e Roma, che se ne danno anche. La stanza, beh, i Guelfi e i Ghibellini, però. Però lì è una rivalità storica. Credo che anche il Sultanato Al-Falsi è il regno delle due Sicilie, ma non mi ricordo. Non so, storicamente non so se ne davano di santa ragione, un po' prima all'inizio del Medioevo, sì. Ah, comunque, eccoci quasi arrivati a Otranto. In Puglia. Yeah, stiamo per sbarcare. Siamo quasi arrivati, gente. Però adesso la velocità della mia barca è veramente lenta, cioè bassa come velocità. Ok. Mastina della Scala Party. Ah, iniziano ad esserci già un po' di persone qua. Regno delle Sicilie, io non voglio conquistarlo perché è un po' potente. Io ho fatto delle partite e vedete che c'ha delle unità veramente abbastanza forti. Credo che quello più debole attualmente sia Regno Veneto. Oppure qua, come si chiama? La Repubblica Ceca. Cioè, che non c'è nulla qui. Che è facilissimo a conquistare alla fine. Potrebbe essere anche un inizio. Però conquistare un castello prima devo avere tante 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 unità. E devo avere anche tanti soldi da appunto spendere nelle unità, nel mantenimento. Soprattutto devo avere anche dei forti alleati e magari riuscirò anche a fare qualcosa. Intanto in Scozia. Cosa succede? Non hanno ancora conquistato nulla. Qua c'è il castello di Menan. Qua ci sono boh, le isole delle Faroe. Qua ci sono boh, la Svezia. E la Norvegia. Poi la Danimarca anche qui. Quindi, siamo quasi arrivati a Roma. Sì, siamo quasi arrivati. Andiamo a fare un salto a Roma. Patrimonio di San Pietro. Ah, c'è un torneo. Bene. Partecipiamo al torneo. Yeah.
Ok, vediamo un po' chi c'è. Jean de Jonville, ancora tu. Andiamo, dai. Chissà se questa riuscirò a vincerlo come torneo. Quanto improbabile. Però noi ci proveremo perché noi siamo dei cavalieri. Anzi, andiamo con la nostra spada. 64 di danni al cavallo. Ecco, abbiamo ammazzato il cavallo. Bene. Ok, dai, non dovrebbe essere molto difficile. Adesso sì, sì, l'abbiamo ammazzato, Gentile Orsini. Non è stato difficile, no? Questo qua chi è? Riccardo Annibaldi. Non so chi sia. Ok, 56 di danno al cavallo. Ok, abbiamo ammazzato il cavallo, ora andiamo contro di lui. Oddio. Ok. Vieni qui. Oh. Vuoi morire? Aia. Mamma mia. Non vuole morire questo qui. La spada nordica è molto buona, devo essere sincero. Aia. Allora andiamo un po' con la lancia, stiamo un po' sulla distanza, giusto per farmi un po' di male. Ecco, gli abbiamo fatto zero danno, perfetto. Come fa? Abbiamo fatto a fargli zero danno. Questo qua era vicino, eh. Questo qua non sta con sto scudo. Io so come fare. Faccio una carica dritto per dritto. E gli ho fatto solo 18 di danno. Ok, piano. Ok, ammazzato, ammazzato. Yes, forse questo torneo qua sarà il primo che vinceremo. Velgritas, no, basta con questi tornei. Dio Velgritas, minchia. Adesso ti ammazzo, Velgritas. Con tanto di lag, però lo ammazzeremo. Dai. Vieni, Velgritas. Vieni. Oh, attento, attenti, attenti, attenti. Che Velgritas magari ci darà filo da torcere. No, assolutamente no. Poi che abbiamo? Jean de Jonville. Che questo qua invece l'ho già sfidato un bel po' di volte, mi pare, in vari tornei. Ok, facciamo danni ai cavalli. Al cavallo, anzi, come sempre. Oh! Dai, muori. Vieni, vieni, vieni. Oh, sono uscito fuori. Aspetta, forse riusciremo a ammazzarli utilizzando l'astuzia, magari. Dai, vieni qui. Ecco, voglio utilizzare la staccionata per tenerlo lontano. Intanto io gli tiro i colpi con la lancia. Dai, vieni qui. Ecco, bravo. Vieni qui. Aia. Non vuole morire. Ok, ora ho trovato un'idea, va. Andiamo così, che magari gli facciamo un po' più danno. Faccio attenzione, va. Dai, stati. Aspetta, prenderò questo falcione qui e lo utilizzerò. Questo falcione qua non lo utilizzo mai, lo discrimino sempre. Jonville! Bastardo. Che Joaquin Cardor manca. Che Jardir Cardor. Oh, aiuto. Aiuto! Aiuto. Non riuscirò mai a vincere un torneo a sto gioco. Oh. Dai.
muori. Ok, magari da dietro riesco a ammazzarlo. No, non vuole morire sto qui, non ne vuole sapere proprio, a quanto pare. Ecco. Così si inizia a ragionare. Così si inizia a ragionare. No! Basta! Ok, ora c'è Olivier Terzo di Terme, signore di Terme. Non so che cazzo è Terme, però. Oddio! Me la son vista brutta un attimo, eh. Aia, mi ha fatto male il cavallo. Cioè, vedi tutti equipaggiati bene, invece io c'ho un cappuccio in testa. Oh! Ok, ora starò fermo, impassibile. Aia! Smetti di camminarmi addosso. Vieni. Ah! Ah, merda. No, non vado bene per questi tornei. Nicolas, beh, manca. Sì, questo qua ha fatto tanto male come colpo. Ok, anche questo. Continuiamo ad andare avanti così. Sì. Dai. Facciamo degli attacchi molto veloci col cavallo. Via. Facciamo un giro. Via. Muori. Scusate, sono un po' concentrato. Ah! Ok, non devo vincerlo questo torneo. Quando vincerò questo torneo qua posso dire che ho vinto questo gioco. Perché i tornei non li fanno sempre, li fanno. Dipende da città a città, fanno tipo un tour mondiale, dove ogni tanto c'è un torneo a un posto, poi ogni tanto c'è un torneo a un altro. Ma non riesco a fargli del male. È immune. Gli devo distruggere lo scudo allora, eh. Aspetta, eh. Forse devo andare con la lancia. Magari con la lancia gli farò un po' più male. Sì, mancandolo, soprattutto. Ecco, oh sì, questo qua è stato un bel colpo. Sì. Ok, vediamo chi ha vinto. Cosa? Velgritas! Come... Oddio! Velgritas ha vinto il torneo! Ma cosa? Ha vinto il torneo, Velgritas! No, io non ci credo! Velgritas! Ma no, io non ci credo, no. Sono tutte stronzate queste, no, non ha vinto Velgritas. Non ci posso credere, dai. Velgritas ha vinto il torneo. No, io non ci posso credere. Velgritas. Ma no, è una grande stronzata. Tutte stronzate. No, io non ci credo. Seriamente, non ci credo che ha vinto Velgritas. Tanto vendiamo tutte queste cazzate qui. No, Velgritas ha vinto. No, io non ci credo. No, ci sono rimasto di merda, non me lo aspettavo. Custodi? Chi sono sti custodi? Non andate via. Oh. Ah no, sono delle guardie.
questi qua che sono. No, sempre custodi, custodi. Oddio, non mi dire. Beh, Gritta sta vinto il torneo. Andiamo un attimo da Ancona, magari. Facciamo un salto lì e vediamo se c'è qualcuno che può darci un po' di quest. No, non ci credo che abbia vinto Gritta. No. Stupido Vel'Grithas. Ok, Vel'Grithas, io ho un po' di cose da dirti, va? Ok, fammi vedere intanto quanto sei abile. Tu non hai un cazzo di forza, Vel'Grithas, fai schifo. Vedi, non... Non sai nemmeno cavalcare. In cavallo, ovviamente. Cioè lui è felice, Vel'Grithas, così, tu lo batti in nulla nei tornei, però lui ti fa il culo. Squadrato, sdoppio, tutto quanto ti fa. No, non ci credo. Vel'Grithas ha vinto il torneo. Ma è possibile? Nostro Vel'Grithas. È bello che l'ho battuto io, quindi in teoria dovrei essere io il... quello che ha vinto. Perché non l'ho battuto io, Vel'Grithas. In nulla. No, andiamo alla taverna, va. Se troviamo qualcun altro, oltre sti due. No, non si trova mai nessun altro qui. Oh, uno. Ehi. Ah, un bardo. Ah, parliamo col bardo, che non ci ho mai parlato nella mia vita. Ehi, bardo. Buongiorno a te, nobile signore. Vediamo un po'. Mi pu puoi insegnare qualche poema? Ah. Ok, posso raccontarti le storie di Kais e Layana. È una storia triste e semplice. Cioè, una storia d'amore. Ok. Ah, ho imparato una storia. Che cazzo mi serve adesso? Cioè, sto imparando una storia. Sto studiando, che figo. Ah. Quindi io ho studiato una storia. Bene. Ah, intanto andiamo al signore di questo luogo qui. Andiamo al castello, magari posso parlare con qualcuno, visto che io dovrei essere un po'... Ah, non c'è nessuno. Perfetto. No, dovrei parlare con qualcuno perché Matteo Rosso. Sì, andiamo a parlare con questi qui. Che molto probabilmente possono darmi una mano, visto che io sono 100% amico con lo Stato Vaticano. Patrimonio di Santo Petro. Quindi posso magari un po' parlare. Oh, una carovana del sultanato. Oh, ora gli faremo il culo. Ok. Sto attento, questa carovana è sotto la protezione del sultanato. Vattene oppure ti uccideremo. Faremo vedere la nostra furia. Sì. Ti demando qualcosa. Dammi tutto. Ah, io ho chiesto di darmi tutto quello che aveva. No. No. Ah, una battaglia navale. Che figo. Abbordiamo la nave allora. Tutti quanti all'abbordaggio. Già è vero che ero sul foce del Po. Oddio, ma che cazzo sta succedendo? Oddio, che cazzo sta succedendo? Ah, ah, ah! Merda! Ah, ok, quindi qua ci sono i nostri balestrieri. E adesso sto comandando il mio balestriere. No, è una battaglia troppo facile. Ok, li abbiamo ammazzati. Sì, è stato un massacro. Dai, sono rimasti quattro i nemici, due. Sì, abbiamo vinto. Come si esultava già così? Non mi ricordo con che tasto si esultava, ma non importa.
Sì, abbiamo vinto. Ok, ora possiamo prendere tutto quello che c'è. Vediamo un po'. Stubborn è un cavallo molto buono perché ha le statistiche abbastanza alte. Questa lancia qui è migliore, questa. No, questo qua fa schifo. Del resto. Ah, questo qua lo posso vendere. Un turbante. Ah, niente. Il resto nulla di che. Bene, però abbiamo saccheggiato tutto quanto. Lasciamo collezionare tutto quanto agli NPC. Andiamo a parlare comunque con sti qui. Sono Larus, al tuo servizio. Che cosa c'è? Hai qualche ordine per me? Cosa hai detto? No. Ok, quindi. Ok, tutto bene, dai. Quindi, poi boh, in Italia al momento non è che posso fare nulla di che, quindi avevo idea di partire su in Scozia di nuovo. Magari posso fare un po' di alleanze con i Guelfi o i Ghibellini. Chi erano alleati con la Chiesa? I Guelfi o i Ghibellini? Non mi ricordo. Non lo so. Non mi ricordo, queste cose qua non me le ricordo affatto. Boh, andiamo in Scozia, dai. In Italia ci torneremo magari quando ho un esercito un po' più potente. E conquisterò tutto. Tutto quanto. Tutto sarà mio, tutto si piegherà al mio volere. E eccetera, eccetera, eccetera. Cose che non succederanno mai, però. Poco importa. Bene, gente. Per questa puntata credo che sia tutto. Votate e commentate. Le prossime puntate sarò su in Scozia. Quindi si ricomincerà con la super guerra tra norvegesi e scozzesi. Quindi alla prossima, gente. Da loro è tutto. Ciao!